Come molte forme di agricoltura e di allevamento della regione, la suinicoltura toscana ha origini antiche risalenti alle civiltà contadina e poderale. L'esperienza maturata nei secoli, unita alla genuinità della tradizione alimentare e alle straordinarie caratteristiche del territorio, sono la base per prodotti di assoluta qualità come il prosciutto toscano DOP. I produttori hanno saputo ottenere un alimento unico, caratterizzato dal gusto deciso della carne, dall'aroma della vegetazione e dal profumo intenso. Proprio per tutelarne l'identità e l'originalità, nel 1990 nasce il Consorzio del Prosciutto Toscano, che nel 1996 ottiene la denominazione di origine protetta DOP. I prodotti certificati a marchio DOP, e cioè denominazione d'origine protetta, come il prosciutto toscano, sono un'indispensabile garanzia per il consumatore nell'ampia scelta che il mercato agroalimentare della provincia offre. Per questo motivo, la Camera di Commercio di Firenze, valorizzando e promuovendo i prodotti a marchio DOP, intende favorire l'utilizzo nell'ottica di una sana alimentazione. Il prosciutto toscano si caratterizza per un gusto molto personale, dovuto all'utilizzo di aromi durante la salatura, che lo distinguono nettamente dagli altri prosciutti DOP italiani. Un gusto sapido, un gusto deciso che ben si abbina con il nostro pane senza sale. Il prosciutto toscano è un prodotto garantito e tutelato da un organismo di controllo che ne certifica tutto il processo produttivo. Il disciplinare di produzione stabilisce norme specifiche da rispettare. I suini, oltre a rientrare in precise fasce di età e di peso, devono essere nati, allevati e ingrassati all'interno della regione. Il ciclo della lavorazione, anch'esso svolto in prosciuttifici del territorio, dura complessivamente più di un anno e comprende varie fasi. Si inizia dal controllo delle cosce fresche, che devono riportare tutti i marchi necessari alla propria tracciabilità, l'identificazione della provincia e dell'allevamento, la classificazione e l'idoneità dell'animale, il bollo CE della macellazione e della stagionatura, per passare in seguito alla rifilatura e alla salatura. Il prosciutto toscano viene rifilato ad arco, abbastanza alto, viene rimossa la cotenna, e questo, diciamo, lo differenzia da altre produzioni tipiche che invece hanno una rifilatura molto più bassa, che rimane molto più vicina all'osso del femore. Una volta avvenuta la scelta, viene posto il sigillo sulla coscia, il quale identifica che quella coscia è stata ritenuta idonea alla produzione del prosciutto DOP toscano. La salagione avviene a secco con una concia di sale e pepe e aromi naturali della nostra regione, per cui abbiamo delle bacche di ginepro, abbiamo dell'aglio e altre essenze tipiche. La salatura prosegue per circa 3 settimane in celle ad una temperatura tra gli 0 e i 4 gradi. Quindi i prosciutti passano al pre-riposo, ovvero vengono messi in posizione verticale su apposite rastrelliere per un periodo di un mese, per dopo passare ad un ulteriore riposo di 2 mesi. Al termine di tale fase, i prosciutti lavati con acqua tiepida così da togliere gli ultimi residui di sale sono posti in stagionatura. Al 6° mese, dall'inizio della lavorazione, si effettua la sugnatura. La parte carnea del prosciutto viene coperta con grasso misto a farina di grano o di riso e aromi naturali toscani. Con questa operazione, oltre a proteggere il prodotto così da permettere un'ulteriore perdita di umidità, mantenendo la morbidezza della carne, è quindi la volta della pepatura. Come suggerito dal termine, la parte sugnata del prosciutto viene ricoperta di pepe a macinatura grossa per renderne più particolare il sapore e l'aspetto. Al termine di almeno un anno di stagionatura, l'ispettore effettua vari controlli sui prosciutti, tra cui una prova olfattiva a campione. Se la partita risulta idonea, viene marchiata a fuoco con il simbolo del prosciutto toscano DOP e avviata la commercializzazione al consumo. Il prosciutto crudo toscano DOP è un alimento ad elevato contenuto proteico, contiene circa il 28% di proteine ed è ricco anche di vitamine del gruppo B, B1, B2, B6 e anche di sali minerali come calcio, fosforo, sodio, magnesio, potassio e zinco. Una citazione di merito va soprattutto alla vitamina B1, che è una vitamina fondamentale per quanto riguarda la corretta funzionalità epatica ed entra nel metabolismo dei lipidi e delle proteine. Per quanto riguarda la parte grassa, si trova principalmente nella parte esterna e quindi si può facilmente asportare. In questa maniera possiamo passare da un prodotto alimentare che ha una percentuale di grassa del 19% ad un prodotto senza grassi che ha 158 calorie per 100 grammi e solo 9% di grassi. Tutto questo ne fa quindi un cibo particolarmente povero di lipidi
e di calorie, oltre alla sua altissima digeribilità. Con il prosciutto toscano DOP, cominciato con un antipasto tradizionale di prosciutto accompagnato da pane tostato e burro e fichi, un piatto molto più leggero ma di stagione, con prosciutto toscano accompagnato da un pensimonio di verdure di stagione a vapore, per poi andare sul primo piatto, un risotto a base di prosciutto toscano, carciofi e pecorino toscano, e chiudere la nostra carrellata di ricette fatte con il prosciutto DOP con il controfiletto in crosta di prosciutto toscano DOP con la terrina di fecatini e salsa al vin santo. Per 4 persone 400 g di riso carnaroli, 150 g di prosciutto toscano DOP, poi abbiamo una cipolla, 4 carciofi morellini, 40 g di burro e 40 g di pecorino toscano stagionato. Si fa tostare il riso nella casseruola. Quando è ben tostato si aggiunge brodo vegetale e si tira su fino a metà cottura. A metà cottura si aggiunge la cipolla maturata e il prosciutto toscano DOP. Prima della mantecatura si aggiungono i carciofi, poi si aggiunge burro e parmigiano e poi lo montiamo con delle fette di prosciutto DOP affettato fine e lo serviamo con un acid d'olio che chiude il piatto.